chiaramente dobbiamo occuparci anche di quello. Jack intervista, non so dire la loro. Jack, Isabella. Il mondo è così, certe cose sono difficili, altre facili. Per certe persone una cosa è facile, per altre è difficile. Tutti possono lavorare con tutti. Cioè, io sono speciale come gli altri compagni. Quindi, cioè, è bello essere tutti speciali. Secondo me la nostra classe è uguale alle altre. La scuola inclusiva è arricchire il più possibile, secondo me, una classe di tutte le sue possibili sfaccettature, in modo che i ragazzi che hanno una disabilità possano vivere il più possibile normalmente, e i bambini che non hanno una disabilità possono vedere quante più possibilità di compagni ci sono. L'inclusione è il mondo di oggi. Prima si conosce e meno crea disagio, meno può dare fastidio. La diversità fa parte di questo mondo, non perché la dobbiamo escludere, perché dobbiamo pensare che un bambino con delle difficoltà non possa stare e avere un percorso formativo come un bambino che queste difficoltà non le ha. Certo, non potrei dire che c'è la paura, c'è la preoccupazione, perché ogni nuova esperienza dovrebbe essere con un po' di preoccupazione. Uno dei miei primi pensieri è stato: ma adesso come mi devo comportare? Come devo agire? E se lui farà qualcosa di inaspettato? Poi mia figlia come reagirà? E pensandoci ancora stamattina dicevo: ma quanti pregiudizi ho? Quante cose in fin dei conti fanno parte di me che probabilmente crescendo piano piano si sono formati o in un certo qual modo sono stato anche educato magari da questa società. È una cosa fattibile, non succede niente di grave, anzi l'esperienza è molto positiva, c'è molto beneficio, c'è molto benessere all'interno di queste classi. A monte sta un po' anche nella paura di, come dire, di affrontare queste diversità. Mi immagino che pensare che un domani arriveranno magari altri bambini con tante particolarità, con tanti bisogni, uno magari si può anche sentire impreparato in questo momento e dice: ma come affronterò? Lo farò nel modo migliore. Mi sono detta: vivrò l'avventura, e questa avventura sta andando bene. È veramente interessante, è arricchente per il docente. L'idea nostra, visto che siamo partiti bene, è quella di proseguire. Si spera il più lungo possibile. Dopo è chiaro che se si crea anche una cultura di istituto, di classe inclusiva, il tutto diventa anche molto più facile da organizzare in futuro. È libero di esprimersi, libero di arrivare dove può arrivare e libero anche di dare tanto agli altri. Secondo me ha aumentato il rispetto verso l'altro. Gli apprendimenti che vengono fatti tra di loro collaborando sono molto più importanti di quelli che siamo noi docenti a dare loro, e rimangono molto di più quello che apprendono quando sono tra di loro e lavorano tra di loro, o quando si scambiano magari delle idee tra di loro, rispetto a quello che diciamo noi. Ma penso che sia anche un'ottima occasione per gli altri bambini di vivere una realtà, tra virgolette, diversa, e imparare ad approcciarsi al diverso già da bambini. Che sono un po' i presupposti per arrivare ad avere una società in cui tutti si possano esprimere, diciamo, per quello che sono, ecco. Dalla scuola imparano tantissimo, quindi se c'è rispetto, se c'è tolleranza, se c'è tutte queste belle parole, se c'è all'interno della scuola, lo impareranno anche nella vita, oltre che a casa, no? Molto più di una classe normale, una classe inclusiva ha quella marcia in più, perché guardano l'individuo, guardano il bambino, guardano la dinamica della classe e poi attuano i progetti. E io penso che tutto quello che arriva presto, entra a far parte della normalità, ci rende più ricchi, ci rende più
aperti, spero che diventi una regola, il regalo di avere un po' di diversità per arricchire certe volte la classe. Il partire con entusiasmo, l'aprire la porta e dirci dai, che bella idea. Io mi sento diverso, sì. Sì. Mi sento diverso. Perché sono tutti diversi. Si possono fare belle cose. Invece se facciamo tutto uguale diventa dopo un po' brutto. Non è difficile. È più difficile essere uguale agli altri. E adesso ti lasciamo tornare alle tue attività, ok? Sì. A volte bisogna pensare prima di rispondere. Ogni tanto ci sta avere un po' di disordine. Tutti siamo dentro un po' più diversi dagli altri. Non siamo uguali. Perché non c'è il colore uguale e non c'è i capelli uguali. Non c'è le tette uguali. Non c'è le brande uguali. Dovevo solo portare quello rosso, giusto?